adesso. Squid. Ciao a tutti i colleghi di Parrucchierando, un buongiorno anche a Parrucchierando. Allora, cari colleghi, la volta scorsa ci siamo lasciati dove abbiamo parlato insieme a Michele, direttore tecnico di AlphaPap, di che cosa? Di CAD design. Come promesso, avrei detto che oggi avremmo parlato di formazione. Formazione perché io ritengo che sia fondamentale e importante la formazione, perché è quello strumento che ci dà la possibilità di accrescere il nostro sapere per gestire con padronanza tutto quello che fa parte del nostro lavoro. Come tanti sanno, abbiamo aperto anche un'accademia, quindi oggi vi vorrei parlare anche di tutti i servizi che eroga la nostra accademia, perché ha una visione a 360 gradi su quello che comunque è il nostro lavoro. Vorrei chiamare e invitare oggi Enrico Prampolini, che è un collega, quindi è un collega? Vediamo se Enrico ci dice che è un collega. Enrico, buongiorno! Eccoli qua, buongiorno a tutti ragazzi, un saluto allora, da parte ti ho mia. Spacciato per un mio collega, ti ho spacciato. Ma certo, siamo tutti colleghi. Quando abbiamo a che fare con questo meraviglioso mondo, diventiamo tutti colleghi della moda, colleghi del benessere, colleghi della bellezza. Quindi perché no? In realtà la mia funzione è quella del commerciale, ma se si può chiamare colleghi, assolutamente. Allora, io ti ho chiamato collega perché allora, tu svolgi un ruolo che adesso ce lo racconti, ce lo descrivi, ma ti ho coinvolto nell'essere collega perché conosci molto bene il lavoro che noi svolgiamo e condividi una cosa che è fondamentale e importante, quindi apportare all'interno di tutti i nostri saloni quello che sono le novità, le news, tutto quello che è la cosmetica. Certo. In questo caso, quindi adesso ci racconterai, ma soprattutto anche quello che è la parte di trasmettere degli strumenti che è la formazione. Dico bene, Enrico? Assolutamente, sì, il nostro lavoro è quello di portare le novità che l'azienda ci offre, in questo caso AlphaPap Milano, di cui faccio parte e cui in modo fiero porto avanti il nome, e soprattutto le collaborazioni importanti che sono nate in questi ultimi anni. Una di queste appunto è la collaborazione con la vostra accademia, dove quest'anno nel 2019 abbiamo fatto veramente furore a livello di numeri, formazione, contatti di persone che sono intervenute presso la vostra accademia, corsi base, corsi avanzati, veramente abbiamo fatto furore da quel lato lì. Sì, sicuramente la parte formazione, come hai accennato tu prima, Ernesto, è fondamentale. La forma, chi non si ferma si forma, diciamo, chi non si forma, chi lo studia si ferma, è la parte che noi portiamo sempre in avanti. È un concetto che ci teniamo a trasferire a tutti gli acconciatori per avere sempre più delle novità da proporre e soprattutto capire dove sta andando la moda. Che le mode sono cicliche, ritornano e noi dobbiamo essere sempre a passo con i Oltre tempi. la moda è che comunque la consumatrice a oggi è sempre più informata, quindi cosa fondamentale Assolutamente, è che assolutamente. se abbiamo la conoscenza abbiamo davvero la padronanza di gestire che cosa? Ogni situazione che ci si presenta davanti. Assolutamente. La sicurezza e l'allenamento portano al successo. E quindi noi ci alleniamo la domenica e lunedì. Le classi sono sempre molto numerose e quindi questo porta poi a arrivare il martedì sicuri, carichi e soprattutto consci di quello che andiamo a proporre, come dicevi tu giustamente, Ernesto, Allora, dei corsi. prima di farti andare avanti, hai parlato di classi belle, assortite, piene, quindi vorrei fare un ringraziamento a te, a tutta la tua squadra e comunque ad AlphaPath per veramente l'ottimo lavoro svolto, perché noi abbiamo svolto un ottimo lavoro nell'erogare poi quello che era un servizio nella formazione, ma voi avete fatto un ottimo lavoro nel distribuire questa formazione, nel portare la formazione. Certo, anch'io ringrazio intanto AlphaPap per aver creduto al progetto. Poi ringrazio tutta la squadra Piemonte per aver portato appunto così tante persone il primo anno
che era un po' una scommessa, ma secondo me la scommessa è stata vinta presso la struttura, la vostra struttura, per cui in qualche modo abbiamo oggi più che mai la consapevolezza di avere un progetto per le mani molto importante. Enrico, Quindi possiamo fare una carrellata di tutti i corsi che avete acquistato presso la nostra struttura quest'anno? Perché abbiamo fatto del Visual Work, che è una giornata che è organizzata. In quale modo? Lo descrivo io o lo descrivi tu? ma allora sì, noi abbiamo intanto sviluppato le parti, quelle per i collaboratori che sono le fondamenta dei nostri saloni. Quindi abbiamo sviluppato tutto il primo semestre con quello che sono state tutte i corsi base, dal FON, dal taglio base maschile, taglio base femminile. Quindi tutta una serie di cose, di aspetti che portano il collaboratore a esprimersi diciamo in modo sicuro e alla perfezione. E poi sicuramente sono state incastrate all'interno di questo ricco programma, sono state incastrate poi tutte le parti invece per i titolari, ovviamente che vogliono anche loro la parte, diciamo, formativa, e abbiamo in qualche modo accontentato un po' tutti, quindi la parte taglio e la parte colore sviluppate per i titolari, che hanno bisogno ovviamente di nozioni più moda, tra virgolette. Il corso welding che Allora. si è fatto è stato molto importante, quindi anche delle nozioni importantissime per un aspetto che è il welding. Quindi che questo ringrazio te Ernesto per i contenuti altissimi che hai dato ai nostri clienti. Allora, per quanto riguarda, volevo soffermarmi sulla formazione dei titolari. Formazione dei titolari è fondamentale ed è importante perché la cosa bella che si fa nel formarsi quando uno è titolare è fatto col criterio che utilizziamo noi, è quello di diventare poi leader agli occhi dei propri collaboratori per trasferire e traghettare le nozioni che quindi sono state acquisite nella parte formativa. Certo, assolutamente, no, il concetto è proprio questo. E la fortuna, la forza di queste giornate formative è stato proprio quello. È stato quello di incastrare una serie di aspetti che hanno portato poi al successo. Quindi il prossimo anno sarà intenso e ricco altrettanto di contenuti, e sposteremo alcune attenzioni che quest'anno, soprattutto sulla parte dei titolari, abbiamo voluto lasciare un attimo in stand-by per dare priorità ai collaboratori, ma il prossimo anno ci saranno delle ricche e novità attese proprio per i titolari. Quindi non svegliamo niente ancora Ernesto, ma insomma, lo vedremo piano piano, passo passo, step by step, come dico in inglese. Assolutamente. Quindi è fondamentale man mano, anche perché di argomenti ne abbiamo veramente tanti da trattare. Io, Certo. Enrico, ti ringrazio davvero tanto del tuo intervento. Sono fiero veramente della collaborazione che abbiamo intrapreso e del percorso, del cammino che stiamo facendo. Volevo ringraziare, facciamo un saluto a Flora, che veramente noi abbiamo parlato, siccome lei adesso è in viaggio e non ha potuto essere con Non ha noi, potuto essere con e quindi noi, salutiamo Flora, è stata direttrice. sostituita da te quando avrei voluto quella bella ricciolona direttamente in diretta con noi, che si Esatto, occupa dell'education sicuramente più e bene di me, non lo posso mettere in dubbio. No, Ernesto, cioè, lo condividi, giusto? assolutamente sì. Tolto la bellezza che ha Flora, ma le competenze e la bravura, perché lei fa Assolutamente, no, la ma parte quello education non lo mette sia neanche in dubbio. nazionale che internazionale. Quindi un Io saluto Flora, grazie di seguirci, grazie di appoggiarci in tutto quello che ringrazio facciamo. Alfapart. Esatto, ringrazio Alfapart per essere anche presente in questo momento al tour di Jova Beach. È un messaggio molto importante per i consumatori finali, quindi è un messaggio social, è un messaggio che si è voluto dare come azienda, per cui tutte le spiagge, gran parte delle spiagge italiane saranno battute da questo evento fondamentale, dove ci sarà puramente la musica in primo piano e noi come marchio a presidiare tutte le spiagge con promozionali, con una sorta di festa, di manifestazione importante culturale. E ricordo anche l'importanza delle Accademie Tecniche Colore, dove saremo appunto per tutte le parti d'Italia, le Color Academy, le Bleaching Academy per quanto riguarda il decolorante, per cui abbiamo veramente di tutto un po'.
Grazie Ernesto per questo spazio, grazie a Parrucchierando, un abbraccio a tutti voi. Grazie Enrico, sei stato gentilissimo. Una cosa che è un dato che tu l'altra volta mi dicevi, si parlava. Una cosa che hai notato con tutti i clienti, tutti i saloni che hanno seguito comunque una formazione a 360 gradi, quindi dalla formazione del Color Beach Academy fino ad arrivare a taglio, colore, barber, tutto quello che fa Certo, parte della certo. formazione. Che cosa è stato notato dai saloni? Ma sicuramente che l'acquisto di prodotto, quindi la conseguente, il know-how del salone aumenta particolarmente. Per cui tutto quello che la formazione permette di fare e di avere poi anche più consumo di prodotto, inevitabilmente, per anche la famosa regola del passaparola, per cui il taglio, il colore e tutto quello che ne consegue, fatti da professionisti esperti, soprattutto con delle tecniche importanti e innovative, portano anche quella famosa regola del passaparola, perché è il colore che porta in giro il nostro biglietto da visita. Per cui avere in mano oggi una tecnica importante, una padronanza e una sicurezza, vuol dire anche fare più servizi e di conseguenza più fatturato. E per le aziende, io rappresento quello, fare anche più vendite di prodotto. Per cui questo ci aiuta in tutti i campi a 360 gradi. Assolutamente, diciamo che se consumiamo più prodotto vuol dire che abbiamo passato anche più persone, quindi Bravissimo, sì. è inutile approfondire l'argomento di cosa stiamo parlando perché è molto chiaro. Certo, quindi si vuole Enrico, ti proprio. ringrazio, ti saluto e grazie mille veramente del tuo intervento. Grazie di cuore Ernesto, massima stima a tutti, soprattutto a chi fa questo tipo di percorso come stai facendo tu per insegnare, e tu hai proprio la dedizione nel farlo e soprattutto la passione per farlo, nel farlo per poter abbracciare più persone possibile e soprattutto avere sempre quell'entusiasmo che poi da portare in salone. Un grazie a tutti voi, grazie anche Grazie mille Enrico, grazie. Gianni che ci sopporta e ci sentiamo quotidianamente con tutte le varie messe in campo che abbiamo, che facciamo tutti i giorni e tutto. Ok? Grazie. Ciao Grazie, Enrico. un abbraccio. Ciao Un Ernesto, abbraccio. grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, adesso io chiamerei e inviterei invece Gianni Nespolo. Che vi presenterò chi è Gianni Nespolo. Gianni Nespolo è il responsabile della nostra accademia, quindi è colui che si occupa nell'organizzare tutta la parte formativa insieme a noi e di incastrare tutto quello che... Dico bene, Gianni? Dici bene, ciao a tutti, ciao Ernesto. Allora, Ciao, Gianni, ciao. stavamo parlando con Enrico di tutto quello che sono poi i servizi che vengono erogati all'interno della nostra accademia. Quindi Sì. parliamo di tutto quello che è la parte formativa, quindi visual workshop, colore di collezione, barber, base avanzato, intermedio, intrecci base e raccolti base con intrecci avanzati e raccolti avanzati, taglio base donna, taglio base uomo, styling avanzato uomo, styling avanzato donna, cioè phon avanzato. Il wedding, tricologia, distributori di FCHC della metodica per tutto ciò che sono le anomalie cutanee della caduta, comunicazione dei social, perché quello che facciamo è anche inserire la comunicazione dei social all'interno dei saloni, quindi dare un supporto anche su quello. Styling, uomo l'abbiamo detto, taglio avanzato uomo l'abbiamo detto, ci saranno dei corsi nuovi che ci saranno per il 2020, ma non li possiamo citare in questo momento perché se no la nostra flora ci taglia il collo, ma sono delle belle novità. Quindi, Gianni, ci racconti perché è nata la nostra accademia? Sì, allora, perché è nato? Beh, io non sono un parrucchiere, ma mi occupo sempre di formazione nell'ambito parrucchieri, estetica, massaggio ormai da più di 20 anni, sia dalla parte commerciale, amministrativa e di marketing. Perché ci è venuta questa idea? Non perché non avevamo niente da fare, perché di lavoro abbiamo da fare fin troppo, vero Ernesto? Ma perché abbiamo notato negli anni che comunque tutti i ragazzi che venivano a provare in salone o che cercavano di iniziare questo tipo di attività non avevano mai una preparazione adeguata al mondo del lavoro dell'hairstylist. E allora ci siamo detti,
visto che facciamo già formazione, perché i ragazzi non ce li formiamo noi direttamente? E quindi abbiamo aperto questa accademia ormai da un po' di anni, un'accademia di 650 metri quadri, che è sopra il salone, sopra il salone, sopra il salone di Ernesto Giampino. Siamo molto comodi come posizionamento, perché siamo a 5 minuti dalla metropolitana e a 1,5 km più o meno dalla tangenziale, 10 minuti dal centro di Torino, quindi facilmente raggiungibile. Abbiamo innanzitutto pensato di fare un'accademia dal punto di vista estetico bella, perché dicono che in un ambiente bello si lavora meglio e si produce di più, no? Allora abbiamo tenuto un po' lo standard del salone di Ernesto, abbiamo voluto dare questo tocco d'immagine anche alla nostra accademia, e abbiamo voluto fare anche un'accademia versatile, cioè cosa vuol dire? Con delle aule modulabili in base chiaramente al numero di persone che abbiamo all'interno dei corsi e al tipo di corso o di evento che vogliamo fare. Abbiamo un'aula pratica che riproduce fedelmente un salone di parrucchieri con 20 postazioni di lavoro, abbiamo 5 lavaggi, quindi 4 aule teoriche e tutta la parte quindi di uffici. Detto ciò, oltre a tutti i corsi che chiaramente noi facciamo di aggiornamento e di specializzazione per i saloni, ci occupiamo anche di formare i giovani, quindi chi vuole entrare in questo mondo, chi vuole fare il parrucchiere. Sentiamo ormai spesso sentire da tutti, no? Ormai i giovani non hanno più voglia di fare niente, non sono più come una volta, i giovani non sono preparati e tutto quanto. Queste lamentele servono a poco, nel senso che comunque noi dobbiamo innanzitutto dare l'esempio ai ragazzi, dobbiamo adeguarci ai tempi e dobbiamo anche dargli un'adeguata formazione. Oggi è cambiato molto anche il correggimi Gianni, cioè, però anche, vorrei informare che il format tradizionale, essendo che siamo acconciatori, quindi ritornando, riallacciandomi al discorso che dicevi tu inizialmente, quando i ragazzi venivano, quindi quando c'era la ricerca di nuovi ragazzi, di nuovo personale che quindi si presentava all'interno del salone, quello che notavamo non era solo la mancata preparazione, ma era che nella formazione c'era un format che era oramai obsoleto per la qualità del momento, quindi non era attuale, non era innovativo per il periodo in cui viviamo. Quindi esatto. È stato stravolto completamente il format che è stato dato, che viene utilizzato normalmente, quindi è stata inserita più tricologia, sono state eliminate delle prassi, quindi dedicato di più alla parte phone, alla parte styling con le piastre, quindi eliminata la parte tradizionale del bigodo, cioè si vuol dare di più degli strumenti che possa metterli in condizione di poter essere utili, e parlo di utile perché utili da subito. Perché dico utili? Perché una delle cose che demotiva questi ragazzi quando iniziano a lavorare all'interno di un nuovo salone, quindi sono all'inizio di questo nuovo terreno dove approdano nel fare questo lavoro, è quello di che se gli vengono date delle nozioni che non sono attuali, loro si sentono poi molto indietro e non si sentono utili. Questo cosa fa? Spegne questa loro voglia, questa loro passione di portare avanti, di andare avanti in questo lavoro. Quindi una delle cose importanti che ho voluto fare nel stravolgere completamente il format tradizionale è in merito proprio a questo, cioè dare degli strumenti che siano attuabili da subito e in modo che possano essere utili per se stessi e per il salone che li riceve all'interno della propria struttura, a essere veramente già operativi, e questa è una cosa fondamentale e indispensabile. Sì, infatti io mi ricordo che fino a 10 anni fa, 8 anni fa, quando facevo i colloqui con le famiglie che volevano iscrivere i ragazzi ai corsi di parrucchieri, no? Cioè, mio figlio non c'ha voglia di studiare, gli faccio fare il parrucchiere, no? E si iscrivevano perché proviamo un mestiere pratico. Oggi i colloqui sono completamente diversi, quelli che faccio con le famiglie, con i ragazzi. Oggi sono loro che devono convincere me che io devo iscrivere in questa accademia, perché io voglio capire se loro effettivamente, primo, veramente hanno voglia di studiare, quindi completamente diverso di come era prima, se hanno la passione e la volontà di fare questo mestiere. Perché è inutile avere classi dove metti dentro 10-15 persone, tanto così, perché vogliono fare qualcosa,
che non serve assolutamente a nulla, ma vogliamo avere delle classi con delle persone motivate che sanno cosa vanno incontro, che sanno che se per fare oggi il consulente d'immagine, la stylist, perché non esiste più il parrucchiere tradizionale, devono comunque avere una preparazione adeguata, devono studiare, né più né meno come qualsiasi altra scuola che loro devono frequentare. Quindi ecco perché, appunto, come dicevi tu, i format dei corsi sono stati proprio adeguati a cos'è oggi il mestiere del parrucchiere, e anche adeguati anche perché le richieste di lavoro che oggi ci sono da parte dei titolari dei saloni vertono proprio su questo, avere questo tipo di preparazione. Non solo, come tu sai, abbiamo voluto anche avere insegnanti del tuo team, quindi che hanno la nostra e la tua filosofia, che sono in attività, che lavorano ancora in salone, proprio perché devono vivere qual è la realtà attuale, quindi la possono trasmettere in maniera completamente diversa al ragazzo che comincia. Altra cosa importante che io volevo sottolineare è che noi facciamo utilizzare ai ragazzi i prodotti, gli stessi prodotti che utilizziamo in salone. Okay? Quindi questa è anche una pratica importante che il ragazzo che incomincia questo mestiere fa, perché utilizza già i prodotti che utilizzerà, che troverà poi nei saloni quando andrà a lavorare. Sì, altra cosa, la cosa importante è abituarli già da subito a utilizzare prodotti di qualità. Certo. E non da correre in questi discount dove utilizzare sottomarche e quindi dove viene a mancare la professionalità, perché dove lavori con un'azienda riconosciuta e seria automaticamente ti mette anche a conoscenza di tutto quello che è la tecnologia cosmetica, perché quella è una cosa importante che a ieri si preparava un colore così un po' a istinto, a oggi invece lo fai conoscendo le formule, conoscendo la cosmetica, come agisce, dove interagisce all'interno delle strutture capillari, per sapere già prima di iniziare qual è il risultato che si vuole ottenere. Altra cosa importante che facciamo è avere un rapporto costante con i nostri amici. Io sono qua in accademia, siamo qui 10-12 ore al giorno, quindi in qualsiasi momento lo straniero abbia qualsiasi tipo di problema, io sono sempre qui a loro disposizione, quindi questo contatto continuo con il ragazzo. Questa è molto importante, perché a volte queste cose anche magari nelle scuole superiori vengono un po' a mancare, no? Quindi anche il lato umano. Quindi anche questo è molto importante nel percorso del ragazzo per arrivare poi all'obiettivo finale. Come sono strutturati i corsi? Noi facciamo anche i corsi appunto dei 6 mesi, che quindi sono quelli un po' più, diciamo così, veloci, che ti danno delle basi professionali per incominciare a lavorare all'interno dei saloni, che sono corsi soprattutto pratici, dove abbiamo la parte, come dicevi prima tu, teorica, che riguardano appunto la tricologia, la dermatologia, che sono seguiti appunto da una dottoressa. Altra cosa importante che noi facciamo è anche tutta la parte che riguarda, e quella gliela faccio io personalmente ai ragazzi, l'etica professionale, la comunicazione e il marketing, cioè come loro devono trattare col cliente, da quando il cliente mette piede nel salone fino a quando il cliente esce dal salone. E questo è molto importante. Come anche molto importante l'etica professionale, come un ragazzo deve saper vivere il salone, come deve stare all'interno del salone, come deve comportarsi non solo col cliente ma anche con i titolari e anche con i colleghi. Come anche cosa importante, come si deve presentare quando fa dei colloqui di lavoro. Cosa che questa è una mancanza che purtroppo in tante scuole esiste, perché non si prepara il ragazzo al colloquio vero e proprio. Quindi da come si fa il curriculum, da come ci si presenta, da come si deve presentare di fronte al titolare. Poi chiaramente c'è la parte sempre teorica che riguarda tutta la colorimetria, dove noi siamo molto molto attenti, e poi tutta la parte pratica che la fa un po' da padrone, dove insegniamo il percorso completo, quindi che va dai rituali del lavaggio a quello che riguarda le pieghe, le colorazioni, i mesh, colpi di sole e taglio base. Quindi il percorso viene fatto completo. È chiaro che non si ha la presunzione nei 6 mesi di far uscire da una scuola degli hair stylist, ma dobbiamo far sì che le persone abbiano delle basi professionali, che quando possono andare in un salone sappiano muoversi con le proprie gambe. Quindi questa è la cosa fondamentale. Chiaramente le nostre iscrizioni sono a numero chiuso, cerchiamo di non inserire mai più di 15 persone massimo per ogni corso, quindi proprio per seguire bene
i ragazzi passo passo. Ogni mese facciamo delle verifiche, a fine del corso di 6 mesi facciamo un esame pratico, un esame teorico, dove lasciamo un attestato formativo con una votazione. Un dato che ci fa veramente molto molto piacere è che fino adesso tutti i corsi che abbiamo fatto, l'85% dei nostri ragazzi sta lavorando. Quindi questo è un dato veramente molto molto positivo che ci fa davvero piacere, perché vuol dire insomma che abbiamo fatto per loro qualcosa di buono, insomma. Questo quindi è quello che riguarda il corso dei 6 mesi. È chiaro che se i ragazzi invece vogliono seguire un'altra strada, ed è la strada quindi dei corsi, quelli riconosciuti, quelli di qualifica regionali, possono fare anche il corso del biennio e del triennio, quelli che permettono poi di avere la qualifica per l'apertura di un salone o di fare il direttore tecnico. Noi questi corsi, avendo una partnership con l'agenzia L'Estetica, li possiamo chiaramente erogare grazie appunto al loro supporto. Su questo adesso vi vorrei presentare il titolare dell'agenzia L'Estetica, che il signor Alessandro Del Carmine, che praticamente è qui di fronte a noi sul pianerottolo, che noi siamo a sinistra, lui a destra, quindi abbiamo una collaborazione, una partnership molto, molto stretta, che vi illustrerà in maniera un po' più tecnica tutto quello che riguarda quindi il mondo delle qualifiche e il mondo del riconosciuto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, buongiorno. Grazie del tuo intervento. Grazie a voi della possibilità di poterlo fare, perché è giusto puntualizzare l'importanza della formazione a 360 gradi. Grazie. No, assolutamente. Abbiamo voluto condividere con te questo pensiero, perché visto che anche tu da anni cavalchi questa filosofia dell'importanza della formativa, e poi anche perché svolgi una parte fondamentale, importante, che è veramente di supporto per tutti quanti noi, per i saloni. Quando parlo di noi, parlo proprio dei saloni, quindi parte finale dei consumatori. Quindi, certamente. Alessandro, si parla tanto delle 300 ore, ma tante volte io tra colleghi, quando mi trovo, magari si pranza, si cena, c'è ancora tanta confusione. Sul argomento delle 300 ore e dell'abilitazione. Ci vuoi dare tu una bella descrizione chiara sull'argomento? Certamente. Allora, le 300 ore sono un percorso scolastico, diciamo, che porta all'abilitazione professionale, quindi a quell'attestato che serve per potersi... proprio. Per poter frequentare questo tipo di corso è necessario avere dei requisiti soggettivi. Cosa vuol dire? Avere dei requisiti lavorativi, dimostrare o come dipendenti o come titolari di aver avuto un percorso lavorativo significativo per poter ottenere questo riconoscimento. Una consulenza gratuita nel preparare questo incartamento che serve al candidato per poter avere questo accesso alle 300 ore, che alla fine sono un corso che dura 4 mesi. Normalmente se ne fanno un paio di edizioni all'anno, quindi se ne può fare uno tra ottobre e marzo e uno tra marzo e giugno, dove vengono a scuola 2 giorni alla settimana. Solitamente noi scegliamo un orario che non vada a dar fastidio a quello che è l'orario lavorativo, quindi si fa normalmente di lunedì, si aggiunge qualche domenica, a volte qualche serale. Non riesco a essere precisissimo come orari, perché cerchiamo sempre di costruirlo e calzarlo sulle esigenze degli allievi, quindi certo, noi proponiamo, poi cerchiamo di fare. No, ma la cosa che è molto chiara è che si va a incastrare per non andare a influenzare, a dar fastidio a quello che è la quotidianità lavorativa, in modo che comunque non vada a interferire un po' nel lavoro quotidiano, cioè non deve andare a... Certo che sì. Difatti, essendo un corso interamente teorico, dobbiamo... In questo corso noi integriamo tutto ciò che non facciamo lavorando, quindi le materie di questo corso sono il marketing specifico, sono la parte di psicologia ed etica, sono la parte di tricologia avanzata, cioè sono tutte modularità da inserire a quello che è un percorso lavorativo pratico e tradizionale, dove grazie al vostro supporto sicuramente una parte di queste informazioni durante i vostri corsi, però ovviamente qui si tratta di fare una formazione che poi porta a un esame, quindi c'è poi una verifica finale, quindi
ancora di più approfondiamo i concetti che voi già lanciate e approfondite. Quindi Ottimo. sono un'ottima integrazione. Difatti, io dico sempre che è un'occasione di crescita. Chi vede questo corso come una barba, una perdita di tempo, ragiona male. È un'ottima occasione di crescita. Tante persone Ma finiscono il io, percorso allora, e. tra l'altro, essendo che eroghiamo anche noi delle ore in questo corso, cosa che parlando poi con Gabriele, che segue anche lui una parte di queste ore, queste 300 ore, e la cosa bella che è stata notata è il confrontarsi lavorativamente tra colleghi. È una cosa che veramente ha dato da degli ottimi riscontri, degli ottimi risultati, perché magari ci sono anche persone che sono in procinto di aprire un negozio e quindi sono alla ricerca di avere delle nozioni, dei chiarimenti per non commettere degli errori prima di iniziare. Quindi, cosa che abbiamo notato è anche quella che è stata molto apprezzata. Noi, tra l'altro, come struttura siamo in grado anche di dare un supporto per la parte che riguarda la sicurezza. Aprendosi un'attività in proprio, è necessario avere tutto il sistema legato alla sicurezza sui luoghi di lavoro, che a volte sottovalutiamo, ma invece anche questa è fondamentale, perché non avere le autorizzazioni giuste, i permessi giusti, i certificati giusti, Ma più durante che un altro anche controllo essere eventualmente. indirizzati, più che altro è anche essere indirizzati in modo corretto, mirato, senza fare anche lì dei passaggi sbagliati e tante volte Vuoto, spendere certo. dei soldi anche in modo non corretto, perché è fondamentale Certo, poi magari appoggiarsi a chi ne ha le competenze. fare una ristrutturazione in una direzione che poi magari non rispetta quelli che sono le normative o i requisiti, vuol dire fare i lavori due volte. Per cui sicuramente è un ottimo trampolino. Una cosa che mi permetto di dire, che viene vista a volte come una perdita di tempo, è anche l'apprendistato, ad esempio. Un'altra delle cose che noi seguiamo in prima persona, sempre con il vostro supporto. Gianni fa tutta la parte di marketing di questi corsi o comunque e partecipe attivamente. Molti titolari mi dicono l'apprendistato è una perdita di tempo, mando i miei dipendenti, non fanno niente, guardano filmini, guardano cose. Questo capita perché le agenzie a volte non fanno percorsi omogenei, quindi non creano classi di soli acconciatori. Per cui le Certo, informazioni è che diamo vero. durante i corsi non sono specifiche. Da noi questa cosa l'abbiamo bypassata già da tempo, cercando di creare appunto classi omogenee. Se io nella mia classe trovo solo acconciatori, ho occasione di confronto, occasione di formazione, ma lettore. Se io faccio un corso di sicurezza e mi parlano di scarpe antinfortunistica e elmetto, quando invece faccio l'acconciatore, magari mi serve conoscere le scarpe antiscivolo piuttosto che mettere i guanti o usare le cappe d'aspirazione quando faccio un colore, capite che la noia è alla porta. Certo, ma riesce, io vedo anche i miei che quindi vengono anche lì nella tua struttura, cioè, tornano anche che sono comunque sia più galvanizzati da quello che vedo, sono più interessati nel seguire assolutamente delle lezioni che sono inerenti agli argomenti che comunque sia vivono quotidianamente. Certo, è proprio questa la differenza. E mi è venuto in mente ancora una cosa, se posso aggiungere a quel che Certo. dicevamo prima. Spesso gli acconciatori, almeno oggi, integrano nei loro servizi anche la fornitura di alimenti piuttosto che la somministrazione di un minimo di bevande piuttosto che cose similari che fanno parte di quello che è il pacchetto dei servizi che offriamo. Attraverso la nostra struttura possiamo anche seguire tutta la parte di somministrazione bevande alimenti o la parte che Che tra riguarda l'altro è una l'HACCP. parte, ti chiedo scusa, è una parte che abbiamo già parlato qualche sessione fa dove si parlava di tricologia e di quanto è importante attraverso la nostra metodica di trattare la cura dei capelli, quindi attraverso esami sanguigni, come poi vengono anche consigliati degli integratori per i capelli. Cioè, hai per forza bisogno di prendere merceologia, perché senza quello non possiamo, non potremmo vendere all'interno della nostra struttura tutto ciò che sono integratori alimentari. Quindi torna Certo. assolutamente utile il poter avere questa ampliare e approfondire, anche perché se si è innovativi vuol dire che bisogna stare un passo più avanti e quindi capisco che è un corso in più da fare, è una scocciatura, ma è quello che ti apre comunque sia tante porte anche. Assolutamente. Il tuo dire bisogna sempre essere un passo avanti, dire spesso tutti i giorni me ne rendo conto che è fondamentale, perché se stai un passo avanti agli altri.
dai di più, lo dai prima e lo dai meglio. Per Lo dai cui, meglio, ma poi grazie. cioè, fai anche un lavoro, cioè, è un lavoro che ti crea ancora più entusiasmo, perché essere un pochino più avanti, cioè quando tratti degli argomenti che tanti ancora non trattano, è veramente anche lavori con un altro piacere, lavori, perché fa veramente la differenza il essere un pochino più avanti e nel trattare argomenti che ancora quando il cliente rimane sorpreso nel vedere che tratti degli argomenti che ancora non tutti trattano, cioè è fondamentale Certo che per. sì. Come un'altra cosa che ti sento dire spesso, io ho a che fare spesso con i tuoi collaboratori, con i tuoi dipendenti, tu sei un grande trascinatore, quindi sei sicuramente l'emblema, sei sicuramente la persona all'interno della tua azienda che gli altri stimano e seguono. Quindi il titolare deve essere lui per primo ad aggiornarsi, lui per primo a coinvolgere il suo personale nella formazione, lui per primo a credere nelle Purtroppo, Ale, tecnologie. purtroppo c'è un grosso problema. È che io amo esageratamente il mio lavoro. Esagero troppo. Magari Però sei so, estremo dall'altra parte. hai toccato un argomento sul quale io volevo, vorrei approfondire, perché casualmente, senza metterci d'accordo, veramente che è quello del titolare e della formazione che trascina il collaboratore. A me capita tantissime volte, e vendendo formazione, mi capita di avere tanti collaboratori che arrivano a cercare della formazione perché il loro titolare, la struttura dove loro lavorano non gli passano della formazione. E quindi uno veramente dei grandi rischi nel perdere a volte anche degli elementi validi dei collaboratori è quello di non galvanizzarli, di non passargli informazioni, quindi sono assetati e trovo che sia uno spreco quando hai dei collaboratori che sono assetati nel voler Certo. sapere, nel voler andare avanti, nel voler imparare e non avere veramente la persona di fronte con la quale collabori, lavori, che non ti dia l'esempio e ti faccia andare avanti, ti faccia crescere. Questa è una cosa che io proprio patisco tantissimo quando vedo questi ragazzi che si sentono disorientati, sono disperati, si mettono da parte i soldi per farsi la formazione Per i fatti perché. propri, di nascosto, a volte di nascosto, che bruttissima come cosa. Quindi quello che dico è, fate attenzione anche veramente, un consiglio che do a tutti i colleghi, là dove avete degli ottimi collaboratori, dei bravi ragazzi, a nutrirli di informazioni, di sapere, perché questi giovani hanno bisogno di sapere, hanno bisogno di crescere e sono alla ricerca di trovare veramente una guida che li aiuti in questo loro voler sapere, nel voler crescere professionalmente. Assolutamente sì, è una cosa che mi viene ancora in mente rispetto al marketing o rispetto a quelle che sono le tecniche di nuove, le nuove tecniche nella gestione della grande impresa, la piccola impresa, è sicuramente l'utilizzo di software gestionali piuttosto che rendere partecipe il proprio personale di quello che è l'andamento, di quelli che sono i numeri, di quelli che sono le vendite, di quelle che sono le richieste del mercato. La consapevolezza di ciò che avviene nella propria struttura li rende partecipe e li rende attivi. Consapevolezza è Non anche se... saper leggere cosa avviene nella propria struttura, perché poi quello che facciamo è imparare a leggere i propri dati, cioè i nostri dati che produciamo, capire dove c'è da migliorare, Bravo. dove va bene e dove c'è invece da investire, cioè nelle parti più carenti. Questa è una cosa fondamentale ed è importante. È inutile nascondere i numeri perché si ha paura di guardare quello che è il fatturato, quelli che sono, diciamo, gli incassi. Purtroppo è una conseguenza. Però devono essere consapevoli di ciò che avviene. A volte io parlo con dei dipendenti che sono convinti di essere degli ottimi venditori, poi tu guardi le statistiche di ciò che hanno venduto magari nell'ultimo periodo, in un lasso di tempo di 6 mesi, e ti rendi conto che le vendite non sono quelle che si aspettavano. E magari altre persone che erano meno in prima fila, riescono a essere più coinvolti e a vendere di più. Sorrido perché la nostra consulente marketing che abbiamo all'interno della nostra struttura, quindi anzi faccio un saluto a Rosaria Artino, lei ogni qualvolta parliamo e mette questo monitor con tutti questi dati e tutti questi numeri, lei mi dice sempre questa frase: Ernesto e cari ragazzi, i numeri non sono né simpatici né antipatici, cioè sono la realtà dei fatti. Quindi non è né per simpatia Sì. né per antipatia questi numeri. E quindi è una cosa veramente vera dove bisogna saper fare una buona lettura per capire come poter pilotare correttamente la propria nave. Io quello Alessandro, che io ho di... ti ringrazio dell'intervento, ti ringrazio veramente tanto, sempre contentissimo e fieri di poter collaborare assieme e ti ringrazio, ti saluto. Grazie mille, Alessandro. Grazie a voi, Ciao grazie a voi e buon Ale, lavoro. grazie. Ciao. Grazie, ciao.
Ciao. Allora, io come avete visto, abbiamo fatto questa piccola intervista, ma nel frattempo ho continuato a lavorare, quindi ho tagliato i capelli perché quello che facciamo noi è amare il nostro lavoro e quindi continuare a... Cioè, non si può lavorare e non stare con le mani dentro i capelli. Quindi, vedete che su Selina, quello che abbiamo fatto, mentre parliamo di formazione, abbiamo creato questa texture, quindi questo bob con uno shake portato lateralmente frontale, dove abbiamo dato un po' di movimento con questa texture, lasciando queste punte dritte, senza avere questo effetto della piega troppo impostata, troppo costruita. Quindi, arrivato a questo, Gianni, tu hai qualcosa da aggiungere? No, direi di no, ho detto tutto. Volevo solo agganciarmi a quello che dicevi prima con Alessandro, parlando dei collaboratori. Io credo che oggi nel mondo del lavoro, nel nostro settore, non esistono più titolari, dipendenti, esistono delle persone che tutte devono essere comunque coinvolte per la buona riuscita del lavoro, del salone, perché mai come oggi un collaboratore ha il potere di farti acquisire un cliente, ma anche di fartelo perdere. Ecco perché comunque deve essere sempre formato, sempre incentivato e sempre trascinato dal suo titolare. Quindi questo tu lo sai bene, sei uno dei promotori di queste azioni che fai all'interno del tuo salone e che facciamo noi con i ragazzi che formiamo. Quindi tutto qua. Assolutamente, bisogna alimentare queste anime che hanno voglia di sapere e di andare avanti. Poi, in mezzo a tutto questo, ci sono persone che non hanno voglia di essere alimentate perché non c'è questa passione, però è una scelta. Però, per chi ha la possibilità di poter scegliere di andare avanti, bisogna dargli l'opportunità di poterlo fare. E poi Questa anche molti. piccola ultima perla di saggezza, io saluto tutti quanti, saluto Parrucchierando, ringrazio tutti i colleghi e grazie veramente di seguirci sempre. Grazie Ciao a mille, tutti. ciao Gianni, ciao e ciao a tutti.